Via che si ricomincia con Sugar Del Piero che ci dà le spalle, ci mostra i suoi fantastici tatuaggi. Con il basket Rovello sul 26, con la pallacanestro di Gallarate sul 29. Vicino a noi il numero 16 Stefano Bianchi. Rientriamo con il quintetto base, con Davide, con Sugar, con Giorgio Borghi, Botti e Losa. Giorgio ancora per Davide, Davide sotto per Botti che si gira, si volta, la scarica fuori per Giorgio, gira per Losa e poi Sugar va a cercare dei guai, fuori per Davidino, arresto e tiro di Davidino, corto, Botti, rimbalzone, Davide a scarico per Sugar che è sulle gambe e poi assistone. Grande, fantastico assist, molto bello, di Stefano Bianchi per Pariani che avrebbe potuto anche inchiodare. Ancora gira sul perimetro Rovello, Losa, vediamo se ci regala un arresto e tiro come lui sa fare. È corto il tiro di Losa e allora via per Picotti. Ciardiello contro Losa, curato molto bene, doppio blocco, gira sotto ancora Pariani, arresto e tiro cortissimo di Bianchi e poi Sugar che va in mezzo al campo, poi si ferma, ferma il contropiede Losa, Davide, fallo del numero 16 che si oppone con il corpo alla penetrazione di Davide Terragno. 26-31, 8-36 ancora da giocare in questo terzo quarto. Esce Losa da due blocchi per Sugar, Botti lo aiuta e poi accompagnata, palla accompagnata di Sugar Del Piero, è particolarmente giù di forma in questo ultimo periodo. Allora chiamano schema alto con Picotti. Picotti esce, Bottinelli lo accompagna verso la linea laterale, scarico fuori per Cola da parte di Pariani, ciappa e tira che non prende neanche il ferro di Ciardiello. Oserei dire che il nostro Losa lo cura molto bene, ma anche Boss prima l'ha limitato molto. Giriamo ancora sul perimetro con Sugar che va in mezzo all'area e poi la dà fuori per Giorgio Borghi che non va e allora cerca di conquistare il rimbalzo ancora Sugar, fuori per un fallo che va a colpire la bocca del numero 17 Picotti. Sugar Del Piero, sedici secondi da giocare in questa azione, si preparano i blocchi, fuori, gira sotto Cola e Botti lo stoppa e poi schiaffeggia il pallone ancora Cola, non va e quindi conquistiamo una buona rimessa dal fondo, la diamo a Losa, porta la palla Losa contro Ciardiello, poi Botti contro Cola, patisce molto Botti, Cola scivola in campo e poi Gio Borghi recupera il pallone con i denti, poi Sugar ancora fuori per Gio Borghi che va in mezzo all'area, doppio fallo su Giorgio Borghi, incredibile, fallo non fischiato, deviato il pallone, rimessa dal fondo per loro. Gioca Picotti per Pariani e poi Bianchi, ancora Picotti, finta al tiro, ciappe tira, scarico sotto, molto bello lo scarico di Ciardiello per Pariani, comincia un mini break, continua il mini break di Gallarate, noi abbiamo smesso di segnare,
non abbiamo nessuno che segna. Ancora sotto Botti, stoppato, senza fallo naturalmente. Cambio, esce Giorgio Borghi ed entra Jack Porro. 8 secondi da giocare. 8 secondi da giocare. Giorgio Borghi non è contento di uscire dopo solo 3 minuti e mezzo di gioco. Si asciugano il campo. Doppio blocco, esce Losa e poi si gira e tira Sugar Del Piero. Finalmente, finalmente si sblocca anche lui. Ancora Bianchi contro Davidino. Penetrazione, dimenticato, Botti lo stoppa molto bene. E poi Sugar verso Losa, ancora per Botti, si gira, si volta, penetrazione che non siamo fortunati sui tiri da sotto questa sera, andiamo sempre ferro lungo, non appoggiamo al vetro. Ancora Bianchi che amministra la sua squadra per l'airone. Nicolas, passi, passi non fischiati, incredibili. Si è girato 2 volte su se stesso. 35-28, più 7 per Gallarate. Ancora Sugar in mezzo all'area. Buono il canestro. Non buono il canestro invece. Fallo di Stefano Bianchi, che dovrebbe essere il terzo fallo. Vediamo se mi dà ragione il tavolo. No, è soltanto il secondo fallo. Quindi, non essendo buono il canestro, è lato. Recupera, rimette da lato Losa per Sugar e poi chiama la zona 2 per Nicolas, a cui viene rubato il pallone. Nicolas si fa rubare in palleggio il pallone, chiama il giro 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 Bianchi sotto il pallone per Cola e poi bravissimo il taglio di Cola che non va poi a realizzarsi e recuperiamo un pallone su tiro sbagliato e subito Rosio chiama la zona che ci metterà ancora una volta in difficoltà. Vediamo se riusciamo a concretizzare qualcosa con la zona. Esce Botti per Sugar, blocco di Shu per Botti, sotto per Davide, sotto per Nicolas. Non tiene la palla questa sera Nicolas in mano. Fuori ancora, gira per Sugar Del Piero, ferro lungo e poi Losa e poi Davidino miracolosamente tiene il pallone. Perfetto, 10 secondi, fuori e fallo di Ciardiello finalmente. E poi Losa realizza un tiro inutile. 28-35, primo fallo di Ciardiello. No, è il secondo fallo di Ciardiello. 14 da giocare ancora. 35-28, stiamo dormendo alle realizzazioni, siamo addormentati veramente. Esce Losa per Sugar, Botti in alto, fuori per Davidino Terraneo, si gira, ancora Davide, perdiamo un altro pallone con gli scarichi inutili da sotto, è la quarta volta che lo perdiamo. Arresto tiro che per fortuna va fuori e poi Losa via, corriamo, palleggiamo di sinistro, benissimo. Ancora Losa, Davide, scarico fuori per Botti, no, va in gancio che non va, neanche un fallo. Arbitraggio molto inglese questa sera, Piero. Allora rimettiamo Lollo, magari con qualche sua bomba ci ristabilisce le distanze. Esce Nicolas, perde il lungo, poi Botti lo copre molto bene, finalmente una buona rotazione in difesa. Poi giochiamo ancora Transi, fuori Nicolas, consegna ancora la palla a Sugar, ancora per Losa che non è ancora riuscito a mettere una bomba. Davidino, fallo ancora su Davide Terraneo, fallo del numero 17, Stefano Picotti. Cambio, esce Sugar.
esce Sugar ed entra Lollo. 14 secondi ancora. Lollo gira intorno al blocco. Botti, mettici la bombettina, Botti. No, peccato, gira sul ferro la bomba di Botti, che era stata tirata con buon ritmo, e quindi ancora soffriamo sul 28-35. Penetra e scarica per Cola, ancora per Bianchi, blocco in alto e poi Rolli. No, fantastica difesa di Nicola Sporro che lo spinge fuori. Lo spinge fuori. Cambio anche per noi. Esce il 17 per loro ed entra il giovane Gatto. E per noi entra Boss al posto di Davide Terraneo. Secondo fallo di Nick, che ha accompagnato letteralmente fuori il signor Bianchi. Il pubblico dice forza Gallarate. Ancora un arresto e tiro da parte di Ciardiello, che mette 3 punti e ci butta a meno 10. Cerchiamo di recuperare almeno con una bomba di Lollo adesso, eh? Forza Boss, scarico per Losa, fuori per Lollo, fuori per Boss. Boss che danza in mezzo all'area, arresto e tiro, non va. Nicolas perde il rimbalzo. Torniamo. Gallarate ha preso una buona distanza in questo terzo quarto. Ancora Botti, fuori per Cola, dentro per il gancio accompagnato di Pariani e poi Lollo. Botti per Losa, arresto e tiro di Losa, finalmente arresto e tiro di Losa che ci fa andare sul 30-38. Mettiamo adesso Barbizan, mettiamo Barbizan per Bottinelli che è bello cotto. Ancora scarico fuori con i due lunghi che giocano molto bene a due. Fallo di Botti. Esce, entra Barbizan al posto di Botti. 38-30, due tiri liberi sul numero 19 Marcello Pariani, che ha subito fallo da Botti al suo terzo fallo personale e secondo di squadra. Primo libero dell'Airone, è buono. Secondo libero per la squadra di Gallarate. Oh, sputato dal ferro finalmente. E allora Losa, dai Ricchi, forza, cerchiamo di costruire un'azione decente. Esce Barbizan, poi Nicolas restituisce a Losa con un buon taglio in mezzo alla difesa. Bravi, buoni assist questa sera di Nicolas, buone mani e buona difesa come al solito. Barbizan contro Cola. Cola la scarica per uno sbracciante numero 12 e poi finalmente infrazione di passi. Alleluia. Dopo tre una te la fischiano. Esce allora il numero 19, il numero 12 Cola, e rientra Daniele Puricelli. 1-12, 39-32. Forza ragazzi. Losa gioca parecchio questa sera. Lollo, Boss, ancora Boss, piede e si riparte da capo. Era buono l'assist per Nicola Sporro sotto. Andiamo con la diretta, vediamo se riusciamo a concretizzare. Lollo, blocco, fuori per Barbizan. Barbizan induce al tiro, però poi ci pensa Boss, in mezzo all'area, fuori per Losa e poi fuori per Boss, ancora restituito. Oh, peccato, era costruito molto bene il tiro. Sempre 32-39-41 da giocare, punteggio bassino questa sera, Piero.
poca precisione e tanta difesa da parte dei nostri. Esce Lollo, Nicolas fa fare la break dance a Bianchi, arresto e tiro che se ne va dentro questa qua, siamo tutti quanti a posto. Ultima azione di Lollo, Losa, Barbizan, fuori per Losa, ancora fuori per Boss, 10, Lollo che cerca l'arresto e tiro, e poi Nicolas va a rimorchio, Losa che prende il ferro corto, sempre 39-32, non riusciamo a riportarci vicino, 7 punti ancora ci distanziano con i ragazzi di Gallarate. Ragazzi di Gallarate che, come dicevamo prima, sono quarti in classifica, anzi terzi a pari merito con i ragazzi di Cermenate, perché sono quarti solo per una differenza canestri di 20 punti in meno rispetto ai ragazzi di Cermenate. Garbagnate seconda in classifica con 13 vittorie e 5 sconfitte. A pari nostro c'è Lierna che purtroppo ci ha battuto e quindi è davanti a noi. Dobbiamo ricordare nella partita di ritorno la differenza canestri che sarà molto importante, come pure con Cislago e con Casorate, che sono le squadre che ci impediscono di andare ai playoff in questo momento. Riprendiamo questo ultimo quarto, la partita corre abbastanza veloce questa sera. Ultimo quarto, abbiamo ancora in panca Moscatelli, che nel primo quarto, nel secondo quarto scusate, aveva dato buona intensità. Rimessa per l'arbitro Zoni qui a metà campo. Dobbiamo sempre ringraziare quei due ragazzi che sono sempre in panca ma che danno tantissimo negli allenamenti, che sono Davide Erba e Federico Bianchi, che danno tantissima mano negli allenamenti e danno anche tanta qualità e tanta gioventù alla nostra squadra. In qualche caso entrano, in taluni altri casi no. Ecco che Gatto inciampa, per fortuna. Ciardiello, arresto e tiro di Ciardiello. Boss lo stoppa molto bene, gli prende molto bene il tempo, e allora corriamo in contropiede con Losa che ha un corridoio lasciatogli dai ragazzi di Tradate. 34-39, forza ragazzi. Ancora Bianchi contro Lollino, cambia l'uomo adesso con Bosa, curerà Ciardiello, Ciardiello che entra di schiena e poi Nicola Sporo gli mette una mano sul pallone e Ciardiello conquista due tiri facili. Due tiri molto facili per lui, speriamo ne sbagli almeno uno. 39-34 per i ragazzi di Gallarate, invece la mette purtroppo. Secondo libero per Luca ed è solo rete, una mano veramente incredibile Ciardiello. Giocano 3-2. Lollo, sale Boss, fuori per Lollo ancora, fuori per Losa che non tiene il pallone in mano, serviamo il pallone sotto e lo serviamo sempre male, e i ragazzi di Gallarate riconquistano il pallone. Sempre Bianchi, blocco in movimento di Ciardiello che entra con la spalla e poi Boss molto astutamente, ah che peccato, riesce a servire Puricelli sotto e si riportano sul +9. Lollo, finta al tiro Barbizan,
fuori per Losa, per Nicolas, dal suo gomito Nicolas, neanche Nicolas questa sera è in grande mano. Rimettiamo Moscatelli al posto di Ricchi Losa, grande difesa di Boss. Ciardiello che prende la rete, si prende anche un bel vaffa, esce Ricchi Losa ed entra Mosca Mosca Moscatelli e anche Gallarate cambia e mette il numero 17 che ha tenuto parecchio a riposo, numero 17 che risponde al nome di Picotti. Boss, Lollo, Boss ancora in penetrazione, intercettato il pallone, vediamo se Nicolas si riesce a stamparlo e invece no, penetrazione vincente senza fallo da parte del giovane Bianchi e Gallarate sul più 11. Stiamo segnando poco, dottoressa? Molto poco. Dobbiamo essere un po' più precisi, dobbiamo togliere il Dompak dal ferro perché è rimasto sopra e ora vediamo cosa cercherà di disegnare Manuel per i nostri. Tra qualche minuto rientrerà ancora Davidino Terraneo, vediamo se Lollo riesce a mettere qualche bomba per cercare di avvicinarci come nella scorsa partita dove anche lì alla fine del terzo quarto eravamo sul 57-49 per Tradate e poi un recupero dal più 9. Rimessa dal fondo per il nostro Moscatelli. Lollo che chiama Transi, esce uno a prendere il pallone che è Barbizan, ancora la diamo a Boss, sotto per Nicolas, fuori per Moscatelli, Moscatelli che si impunta, poi fuori per Barbizan, Boss lascia sul fallaccio, fallaccio da pallavolista del numero 19 sulla penetrazione sul corridoio perfetto creato per Andrea Bosa. Due tiri liberi, vediamo se sono più precisi rispetto al primo tempo ed è buono il primo libero di Boss finalmente, 4-5-3-5. Siamo con il secondo libero di Boss, peccato, è corto. Intanto torniamo veloci, siamo su una zona, è uscito Ciardiello, giochiamo blu, gancio sotto e Barbizan recupera il pallone, gancio sotto per Puricelli che è servito un po' maluccio, allora giriamo il pallone per Lollo, per Moscatelli, fuori per Barbizan servito male, Lollo, finta al tiro e poi buttiamo un pallone nelle ortiche e poi per fortuna e poi è fuori, è infrazione di linea laterale da parte del numero 17 Picotti che si tuffa. Asciughiamo un pochino, Mario, forza, asciughiamo il campo. Boss rimetterà la palla qui vicino a noi, arbitro signor Jabbar. Lollo chiama fuori, gioca ancora fuori per Boss, per Lollo, per Moscatelli che non prende la rete ma soltanto il ferro purtroppo e allora contropiede veloce e amministrazione del contropiede molto bella da parte di Gallarate. Pariani per Bianchi, esce Gatto che per fortuna non realizza la sua bomba e adesso tocca a noi recuperarcela. Ancora Boss, Nicolas, fuori per Barbizan, ancora per Boss, fuori per Moscatelli,
la sua piastrella che non va. Nicolas Boss, Nicolas ancora dal gomitino. Ah, peccato, costruito molto bene il tiro, ma siamo poco precisi, segniamo come la prima divisione questa sera. E allora Lollo contro Bianchi, 5 minuti ancora da giocare. Barbisan esce in roll e poi per fortuna, oh, e poi fallo inutile parte di Lollo in mezzo al campo. Cambio e minuto di sospensione, anzi minuto di sospensione. Si prepara a rientrare Davide Terraneo. 5.43 da giocare, 4-5-3-5 per il basket Rovello. Per il basket Gallarate, scusate, un lapsus voluto. Vedremo poi chi verrà a parlarci, oltre all'allenatore Filippo Arosio, di questa bella pallacanestro Tradate. Gallarate, scusa Piero, ma non mi resta in mente la pallacanestro di Gallarate. Settimana prossima, come dicevamo prima, saremo ospiti della capolista in quel di Lentate sul Seveso per un bel derbino. E ci vedremo poi tra 15 giorni qui sulle frequenze di Piero. Rientriamo con Davide Terraneo al posto di Lollo, con Ciardiello ancora fuori, con i giovani che vanno a riempire l'acqua. Ecco che esce Gatto e poi Bianchi ancora contro Davidino, servito Cola, passi di partenza non fischiati al numero 17 Piccotti. E poi Davide per Barbisan, osa un po' Barbisan, tira fuori per Davide. Nicolas, non lo serviamo, fuori per Boss, arresto e tiro di Boss, peccato, era costruito anche lì molto bene il tiro, non siamo stati precisi. Sempre 45-35, punteggio basso basso. Servito Cola, fuori per Bianchi ancora contro Davide, penetrazione e poi scarico per Lairone che non realizza, subisce un fallettino. Davidino va dentro, domestica, non riesce ad addomesticare la palla e rientra purtroppo per noi mister Ciardiello. Bianchi, Ciardiello contro Barbisan, là da solo, fuori per Bianchi, ancora per Bianchi, servito da Piccotti, ancora Bianchi, siamo a zona adesso, vediamo, sotto per la penetrazione, protetta molto bene con il corpo da parte di Pariani e rimettiamo Botti al posto di Nicolas. E adesso zona per Tradate. E sulla zona noi non sappiamo cosa fare, siamo finiti sulla zona, non abbiamo un gioco. Sotto per Barbisan e Andrea Bosa, fallo di piede del numero 17, esce Barbisan ed è, rientra Botti. Botti giocherà in mezzo, blocco, fuori per Bosa che va in penetrazione, semigancio, fatto molto bene, poi Moscatelli riprende il pallone, fuori per Botti, per Boss, per Moscatelli ancora in punta di piedi. Stasera non va, non va, questa sera non va, purtroppo non entra niente stasera Doc, quindi segniamo anche stasera un meno 2. Ancora Gallarate, si alza in mezzo all'area e poi Nicolas
Polipeggia con i suoi tentacoli a recuperare il pallone a rimbalzo, poi aspetta Davide, gioca in mezzo, Nicolas fuori per Boss, ancora Boss che scivola e poi Ciardiello, fallo antisportivo di Boss, fallo antisportivo di Boss. Non fischiato prima un fallo a Ciardiello, naturalmente, perché qua è molto furbo Ciardiello. Tiro libero, doppio per lui, e diventano 48 che diventeranno 49. E invece no, una piccola giustizia, mi viene in braccio in questo momento il piccolo Bianchi, che salutiamo. Ciardiello ancora fuori per Picotti, ancora Bianchi e poi fallo di Davide Terraneo. Mediterraneo che non la smette di parlare, prenderà un bel tecnicino adesso e finalmente mettiamo Davide Erba finalmente al posto di Nick, ormai butta la pasta, mamma butta la pasta, entra Davidone Erba che si fa subito sentire con un bel appoggione, sono due tiri liberi per il numero 19 Marcello Pariani. Primo libero. Oh, un buon fallo. Si sente odore di fumo, Piero. Qualcuno sta fumando qua sotto. Sente odore di fumo. Secondo libero per Pariani. Oh, è corto e poi va dentro, aiutato dal ferro. Via. 2.50 da giocare, vediamo se riusciamo a recuperare. Davidino zingareggia e poi va a Pallabotti, fuori per Davidino, ancora per Losa, fuori per Moscatelli, dal suo mattoncino, niente da fare, e poi ancora Davidino e poi niente da fare ancora. Stasera veramente segniamo 0 o meno di 0 e poi spingiamo fuori finalmente il piccolo Bianchi, quasi in braccio alla nostra panchina. Riconquistiamo il pallone, giochiamo schema 3, la difesa 3, Davide per Moscatelli, per Davide ancora, si gira Davide Erba e poi fallo di Ciardiello su Davide Erba, peccato che gli ospiti hanno soltanto un fallo, chissà come mai. No, no, timore reverenziale. 14 secondi per terminare la nostra azione, 2.15. Recupera la palla Losa, per Moscatelli, ancora per Losa, dobbiamo tirare da tre se ci vogliamo avvicinare. Botti, arresto e tiro di Botti, non andrà mai. Ancora Davide, Ricky Losa, Moscatelli consegnata a Botti per un buon semigancio di Botti, 3-7-4-9. Botti che lascia andare il numero 17 e poi riconquista il pallone con Paciotti, poi Erba non riesce a fermarlo, si protegge molto bene con il corpo, Picotti, Erba ancora per Mosca, per Botti, per Davidino, arresto e tiro di Davidino finalmente e poi cambio, doppio cambio per i ragazzi di Gallarate, entra Davide Gallan 1996 con il numero 4 e poi rientra Puricelli Daniele al posto di Picotti. 1.28 da finire questa poco bella partita,
È stata bella solo per il primo quarto per i ragazzi di Rovella. Temporeggiano ormai per tirare alla fine i ragazzi di Gallarate. Ciappe tira, non la fa. Occhio al taglio in mezzo, passi, passi di partenza e poi difesa numero 3. Per coach Filippo Arosio. Davide, Davide ancora fuori per Mosca, per Losa, non la metteremo mai. E poi Botti recupera un rimbalzo di sotto, riesce a toccare il pallone anche Galan, ma gli viene strappato e poi riconquista Bianchi. Controllosa, ancora Bianchi controllosa, infrazione di piedi non fischiata, ancora Bianchi, arcobaleno di Bianchi, gli va tutto bene, piede non fischiato, andiamo a avvicinarci, 37 punti sono veramente pochi, Botti prova la bomba da 3, eh no, tutti si aspettavano il tiro, nessuno aspettava l'assist. 5-3-4-1, finita la partita, amministrano l'ultimo pallone i ragazzi di coach Arosio. Blocco, ancora il blocco, arresto e tiro che non va da parte di mister Ciardiello. Ultimo tiro che va fuori da parte dei ragazzi di Gallarate, che vincono questa partita per 53-41. Amici di Piero da Saronno, ci vediamo presto.